Almeno diciamo che la cosa positiva è che nelle visite precedenti ci siamo tolte tre squadre abbastanza forti che abbiamo affrontato. È vero che due le partite le abbiamo perse e una l'abbiamo pareggiata, e quindi non è che sia andata tanto bene, però almeno ci siamo tolti il pensiero. Ecco perché adesso dovremo becchiarci, dovremo beccheremo nella prossima partita l'Empoli, che tutto sommato si potrebbe dire che è fattibile. Non è sempre così, non diciamo che non è legge, perché a volte capita che magari con le squadre fattibili ne riusciamo a fare. Ah, Turam non crescerà più. E vabbè, è arrivato pure 86. Credo che sia anche 20. Però 20, cresce subito Turam, però, 86 più di tanto, quindi non arriverà. E vabbè, mi serva anche. Sa. Eppure è strano il fatto che abbia uscito di scatto 78 Turam, perché secondo me è abbastanza veloce. Vabbè, gli mettiamo un box to box giusto per 23 anni. Già non cresce, però. È già cresciuto secondo me tantissimo. Qui dobbiamo capire chi dobbiamo buttare, secondo me. Tipo per esempio questo Harris, che poi abbiamo 17 anni. Secondo me 87 è meglio che lo buttiamo. Franco non sembra male, 17 anni in prestito. C'è questo Samaras, qui c'ha 15 anni, non sembra male, e magari ce le conserviamo. Vabbè, penso che molti dovranno partire assolutamente. Vediamo un po' con l'Empoli. Io cercherei di dare un po' di credito a nostro Demetrios, anche se comunque all'altra parte ha giocato molto bene Zakaridis in maniera molto decente. E niente, farei fare una bella partita anche a Olivera al posto di Thuram. La voglio fare un po' riposare e facciamo entrare Olivera. Cerchiamo così. Queste dovrebbero essere le partite che ci dovrebbero dare, naturalmente. Siamo un po', raga, e porca. Vabbè. Ah, io capisco che ha fatto. Capisco anche la grande parata di Neuer, cioè, bello intervento. Poi non capisco perché quel, vabbè, difensori nostri sempre in palla. Ma avete visto che cosa ha combinato poi? Era disperato Neuer per terra che camminava, cioè. Guardate qua, ha fatto un bel dribbling, bella parata, poi qua non si è capito che ha fatto. Quello era fallo sul portiere, secondo me. Portiere. Qua c'è il fallo su Neuer. Che fa Neuer che continua a camminare? Che si è perso? È disperato Neuer, guardate Neuer, è disperato per terra. Vediamo se riesco a darla. Vediamo se questa se ne va in porta. Vai Martin! Ok, andiamo. Bravo Dario. Comunque non c'è niente da fare, è sempre lui che dà la palla, è sempre Bianchi, assist. Ma sì, ha fatto un contropiede micidiale. Comunque è un cecchino, Dario Martin, da quella posizione. Fatto male. Quando mi dite queste cose mi fate impressionare. Ok. No, no, no. Che palle, raga, che palle tremende. Cioè, non è possibile. Praticamente noi pigliamo su 10 gol, noi li prendiamo su 8 papere, fondamentalmente. Cioè, che è successo? Guarda lì. Ma poi nessuno che spazza, sempre tutto a guardare. Un'altra volta. E da chi. Un'altra volta sotto, cioè siamo sempre sotto. Stiamo. Altro gol? E chiamo. Assafa, afangulo. Afangulo, veramente. Mamma mia. Ah, bravo. Questa è giustizia. Questa è giustizia. È buona, è buona. Ma come cazzo? Del Prato, del Prato. Ma cattati, ma. Vabbè, io. Vabbè. Cioè, tira una botta, svirgola, è meglio, ma non puoi tirare così. Altro errore, incredibile, raga, altro errore. Altro errore, altro errore. Mi rientri dal fuorigioco?
Andiamo, 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 andiamo. Vai Olivera, vai Olivera. Ma che ha parato? L'ha bloccato. Ah, io non lo so, guarda. Cambio. Allora, penso che Sax Olivera abbia preso un paio di pallone e basta. Non parla di Zapata, lasciamo perdere. Quindi, avanti. Non è possibile che stiamo giocando così. Non è veramente possibile. È tua, tua. Niente, eh? E vai! E andiamo! Cioè, niente da fare. Cioè, vedete, per esempio, cioè, sto ragazzo, che comunque è un 72, se non mi sbaglio, ma 7, cioè, segna molto di più rispetto a Zerbi. Cioè, Zerbi è 81, ma sbaglia i passaggi, sbaglia i cross, sbaglia gli assist, non tira in porta. E c'ha un buono scatto, ma poi... Poi non sta mai nella posizione giusta Zerbin. Cioè, Zapata gioca molto meno e segna tanto, 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 tanto di più. Occhio che buona, eh. È buona, grande palla. Bello. Bello veramente, veramente bello. Un paio di palle di prima, un bel assist, un bel cross, un bel tiro di prima, una bella botta. Ma lo facevamo prima sto gol, Cerca il sostegno dei compagni. Vabbè, ma prima devono fare altro gol, vero? Sì. Sfugge la marcatura. Occhio al traversone. E c'è il gol, attenzione, si può riaprire tutto adesso. Ma scusate, ma non era fuori gioco, che non c'è. Non ho capito. Ma scusate, ma il 5? Ma chi è il 5? Chi è il 5? Scusate. C'è una partita, io... Vabbè, cioè, abbiamo vinto, è meno male che abbiamo vinto. Però io non lo so, cioè... Cioè, abbiamo preso tre gol... Assurdi, cioè, tre gol assurdi, non lo so, cioè... Dove andiamo? Se pigliamo gol così diventa poi difficile, vabbè. Programma di crescita di Martin, aiuta il duello fisici tecnici. Ah, non vai oltre. Vabbè, questo è 87, questo pure. Sono cresciuti tutti quanti là. Questa niente non cresce più, ma è giovanissimo, già non cresce più. Ma vabbè, figuriamoci, è già stato tanto riuscirlo a becchiare. Assolutamente, ottima promessa. 18 anni già non cresce, già 87. Cioè, dopato al massimo, come fa a crescere così veloce? Allora, aggiornamento mensile. Ah, Giordano. Conti 94. Questo potrebbe essere interessante. Dai, è un po' bassino. 1,69 m. Ingaggiamo. Sorrentino, 17 anni, 4,50. Sembra pure un terzino. No, 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 non mi dice niente. Angelo Bianco, 16 anni. 5. Decide di ingaggiare meno. Madonna Franco 35, rifiutiamo. Bianchi, Natu Bianchi, no, Bianchi, Luigi Ferrari, questo sembra interessante invece, ingaggia giocatore. Allora facciamo così, Angelo Bianchi non lo prendo. Ok, voglio vedere Luigi e come sono gli altri. Due ne abbiamo presi, mi pare. Allora Conti e una T, 15 anni, però non sembra male, altri valori, vediamo un piano di crescita. Bombardiere arretrà, no, gli faccio fare sempre un terno destro cc, questo diventerà un cc, no, faccio diventare un'ala, alla destra, no, faccio diventare alla sinistra, che è meglio, alla sinistra, dai, ok. E poi avevamo detto chi era l'altro, Franco, no, sì, era Franco, ma vai, di sì, 17 anni, pare che era lui. Ma c'è 61, questo, ma c'era l'altro di difensore centrale, no? Era Filippo Franco? No, era Luigi? No, è Ferrari, era, scusate, AT, ci servono gli AT, Torre, 4 settimane, tiro, facciamo questo, dai. Attaccante completo, facciamo un po' salire. ATT ci potrebbe sempre
Se diventasse invece... Noi non ce l'abbiamo un CC, eh. Abbiamo di crescita un COC al posto di bianchi. 4 settimane. Vai. COC. Chi ci abbiamo? La Roma. Aia. Questo è importante, sta partita. Allora, sicuramente giocherà Isaacson perché si deve un po' riscattare. Zerbin. Facciamo giocare a Bernabé. E poi Baturina lo voglio far un po' giocare, facciamo riposare un pochettino a Dragovic che si è fatto pure male. Mettiamo, Tavares si calza bene, a terzino destro c'era il nostro fantastico Koulibaly, voleva giocare ma non gioca da un sacco di tempo. Samaras che non è male, sembra abbastanza bravino. E niente, io giocherei così. Dai, con la Roma, quel giusto coraggio in più. Aia, 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 esci, esci. Vabbè. Allora, io vado in freva, sapete perché? Perché non è possibile che praticamente noi non siamo mai sistemati bene in campo. Cioè, loro con un passaggio si riescono quasi sempre a smarcare. Guarda lì, guarda, è solo, è solo. Cioè, noi non escono, c'è uno che non esce. Oh, aia, buia. Io non lo so, eh. No, 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 no. Vabbè. Forse ho sbagliato a mettere Samaras. Dai, dai, ma non c'è nessuno, non c'è nessuno. Guarda lì, non c'è nessuno in area. Non c'è nessuno in area, a chi la diamo? Non abbiamo speranze. Grande Turam. Buona, bello. Bravo Bianchi. Vedi? L'avevo visto un bel po' piazzato, eh. Vabbè, dai. Meno male. Meno male che ha tirato pure Bess. Comunque c'entra fa, segna sempre. Cioè, penso sia il nostro goleador, eh. Che l'ho preso. Oh, ma questo ci ha rotto proprio le palle qua sotto. Bravo Samara, bravo. Ok. È buona. È buono, grande. Ma li stavo vedendo che stava iniziando. Bravo. E c'è anche il contributo del piccolo Samaras. C'è anche il suo contributo, guarda lì. Esce, esce, esce. Esce, esce. No. Non ce la fa, non ce la fa, è troppo lento. Che ti chiamo il fuorigioco? Ok. Grande. No! No, raga. No, non possiamo prendere un gol così. Guarda, va. È sempre la stessa storia, guarda, va. Vabbè. Allarghiamo giù. Gioco pericoloso assolutamente. Eh no. Non puoi perdere una palla del genere. Vabbè. Riusciamo a sbloccarla. Beh, fino a quando abbiamo voluto abbiamo tenuto bene, secondo me. Poi dopo alla fine. Vengono fuori loro che sono più forti, però se è anche giusto così, però comunque in teoria, se ho capito bene, la Roma è prima, quindi era difficile riuscire. Adesso siamo sesti, sì. Ah, la Roma no, la Roma è sì, è... ma quale prima sta, guarda, niente di meno. Il Milan sta a 43 punti, Roma 34.
10 punti, Madonna santa. No, vabbè, comunque abbiamo giocato contro la seconda in classifica, ma c'è un divario immenso, mamma mia. Qui ci abbiamo adesso partita spostata, vabbè, suggerimenti per la scelta. Che suggerimenti? Ah, capitano, ma chi è poco carismatico? Il capitano scelta, ah, porca miseria, il capitano è poco carismatico, dai, ma per cortesia, non diciamo sciocchezze. Allora, facciamo giocare sempre Olivera, un po' lì, Bernabé, Martino lo faccio un po' riposare, dai. Zerbi no, voglio far giocare a Zapata dal primo minuto. Centrocampo non cambiamo niente, mentre invece Demetrius lo mettiamo qua e faccio riposare un pochettino anche Danielino, dai, giochiamo così. Ma stai un po' esagerando, e vai. Vabbè. Non so perché non l'ha data a quell'altro, vabbè. Mezzo. Che parata che ha fatto Noia, meno male che l'ho fatta uscire. Troppo la difesa sta giocando. Giustamente, se mi avesse cambiato il giocatore. Beh, esci, porti. Vabbè, meno male. Brutta partita, perché sembra una partita che, cioè, sembra una partita fattibile, ma allo stesso tempo fattibile anche a prendere gol, eh. Ma che cazzo? Io non lo so, cioè, come si fa a fare un tiro del genere? Cioè, non lo so, facevo tiro a Thuram a sto punto, cioè. Ok. E dai. Mamma mia. Ma quanti gol ha fatto sto ragazzo? Questo non è attacco, non è un COC, è un attaccante sto ragazzo. Segna sempre lui, sì. Una potenza sto ragazzo. Mamma mia. È veloce, è preciso. Guarda lì. Ok, poi dici trovo il sostituto. E come lo trovo il sostituto di questo? Un. Non ti fai puoi far fare così, però. No! Ha scaricato dietro, non c'era nessuno. Nessuno! Ma che cazzo! Madonna santa. Turam passeggia, eh. Là è colpa di Turam, secondo me, eh. E andiamo. No. Non puoi, no, no, non puoi non segnare là sotto, eh. Non puoi. Quel passaggio di prima è sbagliato, secondo me. Io non la volevo dare in mezzo e invece l'ho dato di lato. E andiamo. Bello. Bella azione abbiamo fatto. Bravo Olivera che si è fatta. Vabbè, bravo. Ok, questo è, secondo me Olivera è più bravo a fare gli assist che a segnare. Meno male che comunque Thuram, un bel passaggio. Bello. Andiamo. Bravissimo Olivera. Bravissimo Bella azione, bel cross, l'ha messo in mezzo e andiamo. Tutti zitti e portiamo il risultato a casa. Guardate. Molto bello il passaggio di prima. 3-1, siamo proprio tranquilli. Non stiamo tranquilli, siamo un po' più tranquilli. Vedi? Vedi perché? Allora, ma oh, sulle fasce ci abbiamo le lumache proprio. Siamo sicuri? Vabbè. A destra, vai.
vai a destra, questo lo tira a destra, questo lo tira a destra, me lo sento. Ecco, appunto. Proprio a destra l'ha tirata. Va bene così, dai. Quanti gol abbiamo preso in queste ultime partite che abbiamo fatto? E vai. Non hanno capito niente qua, perché non ho capito che cosa hanno fatto, perché l'ho visto solo. E tra l'altro poi il primo passaggio doveva essere fatto a lui. Non so perché l'ha data a Bernabé. Vabbè. Se notate bene una cosa, ha cercato in tutti i modi di non farmi segnare. Io già qui gliela volevo dare, invece non l'ha data. Vabbè. Vabbè, mica ci segnano da là, non penso. Vabbè, non ce lo fate guardare per cortesia. È incredibile, eh? È una partita che doveva essere facilina. E stiamo ancora lì. Vabbè, meno male che questi fanno più schifo di noi a difesa, eh. Meno male che questi fanno ancora più schifo di noi. Perché personalmente riusciamo a segnare soltanto perché loro fanno più schifo di noi. Da qui. Oh, oh! Non lo so, raga, io penso che la perdiamo questa partita, o la pareggiamo, perché guarda lì. Cioè, quello cade, quello. Questo va bene. E vai. Meno male. Meno male perché ero preoccupato, eh. Ero molto preoccupato. A botta ha fatto Martin, esagerato. Incredibile, Zerbin. Oh, vabbè, dai. Meno male, dai, siamo usciti a vincere. Era. Non è, era sco cioè, sco sembrava scontata, e invece non lo era assolutamente. Voglio vedere una cosa interessante a questo punto, visto che comunque siamo tutti quanti abbastanza lì. Ah, c'è la Coppa Italia, e il Bari. È una cosa a cui potremmo anche puntare. Che ne dite?